Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Quest'anno la marcia di Società Libera si svolge a Campagnano di Roma sulla via Francigena e stiamo effettivamente marciando in maniera silenziosa in questo lungo percorso fino al Santuario della Madonna del Sorbo in compagnia di Sergio D'Elia, che è sempre presente tutti gli anni, anche quest'anno insieme a noi a marciare. L'importanza di essere qui per difendere i diritti delle popolazioni oppresse o delle minoranze oppresse. Sì, rinnoviamo questa tradizione come Partito Radicale. Quest'anno abbiamo anche deciso di essere più presenti rispetto agli anni precedenti, anche perché questo è un appuntamento a cui Marco Pannella non mancava mai. Ora lui non c'è più, non potremo mai supplire la sua mancanza, però comunque testimoniare una presenza delle bandiere del Partito Radicale per questa marcia di Società Libera. Era doveroso farlo. Mi viene in mente, proprio mentre cammino su questa strada, la marcia per un popolo oppresso, quello tibetano, che nel 2008 facemmo a Dharamsala, la marcia per il Tibet, certo molto molto più lunga, che ci aveva impegnato per 10 giorni. Ecco, lo spirito è lo stesso, si marcia verso un obiettivo, certo di una società più libera, ma direi anche in soccorso di quei popoli, o come dicevi tu, quelle minoranze che non godono di diritti civili e politici essendo oppressi da regimi illiberali. Sono molti i fronti di lotta da questo punto di vista nel mondo, bisogna cercare di coprirli tutti, perché la loro speranza di liberazione risiede anche nella libertà di coloro i quali hanno la possibilità di marciare, di manifestare, quindi di testimoniare quantomeno al mondo che quei popoli, quelle minoranze non sono soli. Sono contento oggi non soltanto di una maggiore presenza rispetto all'anno scorso, ma anche del fatto che sono qui emblematicamente rappresentati questi fronti di lotta a cui alludevo. Penso ai tibetani, penso agli uiguri, penso agli iraniani, quelli della resistenza iraniana contro il regime dei mullah, e poi con il Partito Radicale sono idealmente presenti anche i cambogiani, i somali, oggi c'è una rappresentanza di eritrei che lottano contro il regime, costretti alla diaspora, all'esilio, proprio perché la libertà in quel paese non c'è. Quindi ringraziamo ancora quest'anno chi ha organizzato e promosso questa marcia, penso in particolare a Società Libera, a Vincenzo Liita e a quelli che lo aiutano in questa organizzazione, Marco Marchese, che nella doppia veste di Società Libera ma anche di operatore che sta documentando questa manifestazione. Sergio, io volevo chiederti una cosa da radicale. Ci vuoi definire la parola disobbedienza civile? Perché è una parola che alle volte è abusata ma non è ben spiegata. Invece i radicali della disobbedienza civile in quanto tale ne hanno fatto una vita vera e propria, cioè la vita della disobbedienza civile, l'esempio è proprio Marco Pannella. Quindi ci vuoi spiegare che cos'è effettivamente la disobbedienza civile? Beh, è dare corpo alle proprie convinzioni a tal punto da rischiare di finire in galera, ad esempio. Non c'è atto di disobbedienza civile che non sia di dialogo con il potere, il quale potere viene, rispetto alle inadempienze che sono proprie, ai doveri, agli obblighi anzi, che sono propri di un potere, preventivamente avvisato dell'atto che si sta compiendo. Quindi non c'è atto di disobbedienza civile che non sia comunicato e che non sia manifestamente denunciato, certo per denunciare una situazione di illegalità del potere rispetto alle proprie leggi, ma anche chiedendo che chi compie l'atto di disobbedienza civile ne paghi le conseguenze.
Quindi la disobbedienza civile non si dichiara, diciamo, postuma, e si dichiara preventivamente e si dice: io sto compiendo quest'atto consapevole di violare la legge perché ritengo che la legge sia giusta e sono pronto a pagarne le conseguenze perché poi la legge cambi. Quindi non c'è disobbedienza civile a gratis, insomma, no? O ideologica, eccetera. Ripeto, è il dare corpo ad una lotta, sì, al punto da pagare le conseguenze poi dei propri atti, dei propri comportamenti, con la non violenza. Disobbedienza civile è anche sinonimo di non violenza, quindi l'atto supremo della non violenza è il dialogo con il potere, quindi che non lo si combatte, non lo si abbatte, come fanno i violenti, cioè non potendo magari affermare quelle che sono le proprie idee in maniera non violenta, allora attaccano il nemico scagliando se stessi, il proprio corpo contro me. Sempre atto di amore e non di odio nei confronti del nemico, del potere. Ringraziamo Sergio D'Elia, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Campagnano di Roma.